L'operazione speciale della Russia in Ucraina terminerà non appena la federazione raggiungerà i suoi obiettivi. Non ci sono alternative. È il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a rispondere alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale il conflitto si concluderà prima del previsto. Una risposta dura che segue e apparentemente contraddice la disponibilità dichiarata da Mosca di studiare il piano della vittoria annunciato da Kiev. Intanto la Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, ha approvato una proposta di legge che consente di arruolare persone con procedimenti penali in corso, prevedendone così la sospensione e benefici per chi decide di entrare tra le file delle truppe di Mosca. Nella notte, secondo l'aeronautica ucraina, sono stati scagliati oltre 80 droni russi, 66 dei quali abbattuti. Almeno 3 persone sono state uccise e altre 15 ferite in un attacco delle forze russe a Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mentre un bombardamento di Mosca a Zaporizhzhia, a circa 50 km dalla linea di confine con la Russia, ha provocato una morte e il ferimento di 5 persone, tra cui quello di una ragazzina di 13 anni. Proprio sulle armi, nei droni, armi di sorveglianza e nei missili, il governo ucraino ha denunciato il 60% delle componenti straniere delle armi russe è fabbricato in Cina.